Sì, è un momento di famiglia, noi diciamo, perché ci lega un rapporto quotidiano di incontro, di amicizia, di sostegno in una vita che per molti è difficile. Ma io vorrei dire che oggi è un po' difficile distinguere chi è aiutato e chi aiuta, perché tutti siamo aiutati a vincere la solitudine, la tristezza, le difficoltà della vita, oppure vorrei anche dire la frenesia e la nevrosi con cui spesso si vive. E viviamo invece un clima caldo di amicizia, ci incontriamo, ci guardiamo in faccia, non abbiamo paura gli uni degli altri, questo è il nostro Natale, un Natale di famiglia in questo senso. Qui ormai ogni anno vi conoscete tutti, siete una grande famiglia. Sì, siamo qua, diciamo, una famiglia, già che siamo lontano della nostra famiglia di ogni origine, e quindi per noi sarebbe una cosa bella qua. Senti, questo Natale per te poi è speciale perché... Sì, quest'anno è speciale perché prossimamente avrò una figlia, allora quindi... Anche per quello sarebbe una cosa bella. Per Daniel ormai si tratta di una tradizione. Da tanti anni, come molti troppi altri, il pranzo della comunità di Sant'Egidio diventa un momento per ritrovare una famiglia allargata. E sono tanti volontari che decidono di passare il Natale, invece che con le proprie famiglie, nella Basilica dell'Annunziata per regalare un sorriso a chi è meno fortunato. Beh, significa innanzitutto avere del tempo libero e poi impiegarlo in maniera costruttiva e avere la soddisfazione di vedere che qualcuno è contento di quello che fai. Questo. Hai trovato una nuova famiglia? Sì, diciamo che ho trovato una nuova famiglia, numerosa, più della mia. Beh, ai nostri pranzi quest'anno sono previste quasi 6.000 persone. Le persone in difficoltà sono sempre di più e lo vediamo quotidianamente nell'affiancare appunto queste persone in difficoltà. E noi pensiamo che ci siano tanti problemi da risolvere, c'è chi ha bisogno di un luogo dove vivere, dove dormire. Pensiamo per esempio ai rumeni che qualche settimana fa hanno visto bruciare le loro case e saranno qua in parte a questo pranzo e ad altri pranzi. Loro sono dei non cittadini, spesso disprezzati. Hanno trovato un posto in questa famiglia. Penso a tanti anziani che vivono grosse difficoltà economiche a causa della crisi, non riescono più a fronteggiare proprio le spese quotidiane del vitto, del mangiare, quindi sono anziani e quindi spesso infragiliti dall'età e anche poveri, e hanno trovato una casa e un'accoglienza nell'amicizia con la comunità di Sant'Egidio. Tante storie diverse, ma tutte accomunate dal fatto che procedere, andare avanti in un momento, in una vita difficile, con un amico al fianco, diventa più facile, e di questo oserei dire abbiamo bisogno tutti, chi è più povero e chi meno povero. Però ecco, non bisogna solamente, secondo me, muoversi quando si sente la necessità di avere un sollievo personale, l'aiuto è importante sempre.